Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, al termine di una maratona d'aula, il bilancio della Regione Piemonte, che prevede nuovi investimenti anche grazie all'uscita dal piano di rientro in sanità. Aldo Reschigna, vicepresidente della Giunta regionale. È un bilancio che non incrementa la pressione fiscale, era un impegno, l'abbiamo mantenuto. Un bilancio che, pur tenendo conto e avendo come riferimento la difficile situazione economica della Regione Piemonte, restituisce ancora una volta il senso di una presenza di una istituzione rispetto alla comunità piemontese. Di bilancio senza prospettiva hanno parlato le opposizioni, che hanno presentato diversi emendamenti. Gianluca Vignale, Movimento Nazionale per la Sovranità. Un bilancio che non dà al Piemonte una prospettiva, è un bilancio di mera gestione ordinaria, mentre in un momento di enorme difficoltà come questo bisognava avere un bilancio che puntasse su tre temi: sviluppo economico, sostegno alle famiglie e sostegno alle imprese. 63 milioni di nuovi investimenti per il Piemonte. Questo il frutto del lavoro svolto dal Consiglio regionale con l'assessore al bilancio, che ha recepito alcune istanze di maggioranza e opposizione, in particolare su trasporto pubblico, cultura, turismo e sociale. 38 gli ordini del giorno discussi e votati. Nadia Conticelli, Partito Democratico. Un finanziamento che finalmente può essere attivato. Il rinnovo del parco autobus del TPL e anche del parco su ferro è un tema importante e che potrà efficientare il sistema. Aspettiamo le nuove gare, però nel frattempo questo consente di intervenire sulle tratte già attive oggi. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Siamo riusciti comunque a far recepire due proposte del Movimento 5 Stelle: 1 milione di euro sul fondo sociale per le morosità degli inquilini ATC e 250.000 per l'Agenzia delle Adozioni Internazionali. Restano forti criticità del bilancio che speriamo di poter intervenire e riparare nell'assestamento. Saranno online nomi e importi di consiglieri e assessori che beneficiano di un assegno vitalizio. La legge proposta dall'Ufficio di Presidenza è stata approvata all'unanimità. Pubblici anche nomi e importi di chi ha ottenuto la restituzione dei contributi versati. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Abbiamo portato efficienza nel quadro dei costi della politica, ma soprattutto quello che avevo già annunciato nel discorso del mio insediamento: rendere il nostro palazzo, questo Consiglio regionale, un palazzo di vetro. Questo abbiamo detto e abbiamo realizzato, e il merito è di tutta l'aula consiliare. Il Consiglio regionale scende in campo a fianco della partita del cuore, che torna a Torino il 30 maggio con una raccolta fondi a favore della ricerca. Collegato all'evento, il concorso Un Cuore Rap, rivolto alle scuole medie e superiori del Piemonte. Molti i testimonial della manifestazione. È tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.